8. 8. Perché? Ah. Questa è per pochi. Beh, comunque che i Beatles siano sopravvalutati lo sappiamo tutti, e che la stessa cosa si possa dire dei Pink Floyd. Sigla! La metto, eh. Alternativa. Allora, è come dire. Avevamo fatto quella introduzione in macchina, se vale la pena o non vale la pena, o come vale la pena prendere una bici da 12.000 euro o da 5.000 euro. Cosa cambia, cosa non cambia, ti ricordi? No. Dobbiamo salutare, no? Un'altra volta, per forza. Buongiorno, 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 benvenuti al talk. Buongiorno, buonasera ovviamente, perché poi esce di sera. Eccoci, un altro talk. Un altro talk. Martedì sera ve lo siete persi il video? Si sono persi il video? Non lo so, si sono persi della piva, non lo so, no, penso di no. Fasua, Rai 60, la rivoluzione delle e-bike, o forse no. Un gran bel video. Guardatelo. Niente, oggi parliamo di un altro marchio che ovviamente si posiziona su una fascia nettamente più bassa. Marchio conosciuto per praticamente le racchette da tennis, gli sci e qualche prodotto per immersione, sì, roba varia, no? L'azienda della Madonna, austriaca. Da qualche anno hanno cominciato a fare anche i bike, ma non pochi anni, perché sono 5-6 anni almeno che più sul city bike, però chiaro. Comunque producono bici di un certo livello anche, soprattutto vendute più al nord Italia e anche verso Austria e Germania ovviamente. Negli ultimi anni si sono avvicinati al mondo mountain bike, ovviamente è un telaio abbastanza standard. Non abbiamo innovazioni a livello di sospensioni, geometrie o cose varie. La cosa importante è che è una bici full carbon. Loro col carbonio ovviamente per fare racchette da tennis e sci ci lavorano da una vita. Cosa c'è di pregio in questa bici? Diciamo che è montata con un motore Shimano EP8, batteria 635 Darfon, quelle che usa anche Piot o Santa Cruz. È una bella bicicletta. Non è una super leggera, è una bici comunque da 23 kg. Montaggio standard base, diciamo, no? RockShox 35, il Deluxe posteriore. Interessante il discorso dischi, che ci hanno messo i dischi Istech con gli Shimano 4 pistoni base. È una bici che non ha molte pretese di arrivare in alto alle classifiche di bici super wow, però è una bicicletta che con 6.000 euro si prende. E si può acquistare una full carbon con 6.000 euro, che su marchi blasonati è una roba impossibile. Non la metto al pari di altre bici, quindi non voglio fare dei paragoni forzati. Mi piace comunque dire che, avendola provata, è una bici onesta. Il sistema di sospensione lo vediamo su un milione di bici più o meno, perché dalla Pierre a, adesso non mi vengono in mente tutti, ma anche la TOC ce n'è una marea. Copia bene il terreno, non è né troppo reattivo né troppo addormentato. Bella. La particolarità di questa bici è che esce in versione mallet, quindi 27 dietro e 29 davanti, ma è possibile montare il 29 al posteriore, cosa che io ho fatto quando abbiamo fatto la prova. E secondo me è nettamente migliore la ruota da 29 al posteriore. Sulle bici tra virgolette di alto di gamma, i carri sono fatti apposta per la ruota che monta, certo. Quindi una Santa Cruz con mallet non possiamo, è impensabile montare una 29, non ci va. Questa invece lascia lo spazio, lascia molto spazio, ed è bello perché alla fine uno spende il giusto. Sono d'accordo che comunque sono sempre tanti soldi, 6.000 euro, però nel mercato bici è una cifra da entry level. È vero che è montata da entry level, ma è una bici che può comunque regalarci soddisfazioni, divertimento e tanta autonomia. Basta pensare che abbiamo fatto 1400 metri di dislivello, io sempre col motore a turbo, ma turbo questo spinge, perché un 85 Nm, uno Shimano EP8,
non avevo voglia troppo di pedalare, un bel giro e l'ho finito tranquillamente con la bicicletta che aveva ancora batteria estraibile. Qua c'è una cover, è interessante anche questo discorso che si toglie la cover e non è attaccata alla batteria. Noi l'abbiamo rinforzata con della gomma perché almeno non vibra. Togliamo la batteria, rimettiamo sulla cover e la bici è molto più leggera e rimane quasi la muscolare. Il telaio comunque supporta anche un 160 davanti, perché mettendo la ruota da 29 si è alzata dietro. Chiaro. E noi poi l'abbiamo montata con 160 davanti. È versatile, bici anche piacevole da guidare perché è abbastanza ben equilibrata a livello di peso, sì, forse un pelo troppo sull'anteriore, ma dà stabilità. Bella bicicletta. È bella lunga, è stile Mondraker, giusto? È abbastanza lunga, sì, ma non tanto perché in stile Mondraker, perché non è vero un forward geometry, è più per il fatto che sono bici comunque di derivazione tedesca, no? Austriaca, però comunque lavora molto in Germania. E quindi solitamente le bici tedesche dei brand nuovi hanno delle taglie tanto generose, quindi una L è praticamente quasi un XL. Infatti andiamo più che taglia a numeri, no? Questa è una 44, sì. Poi c'è la 51, 44, questa qua c'è scritto che andrebbe fino a 1,75. Io sono un 80, l'ho presa comunque perché ho provato anche la 51, ma è veramente grossa, quindi ok, bisogna stare un po'. È più una bici da guidato? No, questa track, è una bicicletta o da schiacciasassi? È una bicicletta fondamentalmente che può fare un po' tutto, non abbiamo grossi difetti sia sullo scassato che sul guidato, tant'è vero che abbiamo fatto la prova proprio lì sul sentiero del Capriolo e poi siamo andati a fare il sentiero dei Terribili, che quindi ce l'abbiamo entrambi, quindi due opposti. È sicuramente una bici che non ha delle pecche grosse da dire no, qui non si riesce a guidare, oppure è una bella bici, si spende di meno, è un full carbon per me, tanto di cappello. E poi è bellina, è gialla, magari dalla telecamera non sembra, ma è veramente tanto gialla. Cioè, sembra un giallo Modena, se sali sembra di essere su un... Però è gialla. Gialla che è gialla. Gialla è gialla. Ocio. Ocio. Ma sì, ma nel senso, se domani c'è un concerto qua davanti, ci sono i Beatles e i Pink Floyd. Siamo ricchi. Siamo ricchi. Io vado ai Pink Floyd. Si sente la plastica, ma sì. Così anche i Rolling Stones. I Rolling Stones hanno fatto anche loro l'incazzata, cioè erano accostati ai Beatles, no? Beatles o Rolling Stone? Beatles, una frase di merda quella. Sì. Per quanto mi riguarda, sono band che sono più aziende che band. Assolutamente, ormai poi. E quindi è ovvio che escono con un singolo adesso, i Rolling Stones, che ha 80 anni, però fanno il boom perché? Perché il singolo cazzo è studiato da gente che ha sempre fatto quello. Ha sempre mangiato su musica e sanno esattamente come mettere le note per far vendere il disco, punto. Quella non è come Springsteen, uguale, stesso esempio, uguale. I primi due o tre album uguale. Di Springsteen sono veramente fatti col cuore e si sente. E si sente, però ormai dopo adesso basta, cioè nel senso, non sto dicendo di andare a casa e non fare più musica, però è quello che ha fatto praticamente come in Italia Vasco Rossi, uguale, stessa roba, i sì. Primi album di Vasco Rossi fanno paura. Fan paura veramente, sì. Ma è rock and roll bello crudo, gli altri come Litfiba, Litfiba, wow. Sono tutti così, dopo si passa dalla passione per un determinato, la passione con un determinato scopo arriva poi a dire ragazzi qui la passione sì ci piace, ok continuiamo, suoniamo. Ma se lo facciamo in questo modo, facciamo il doppio dei soldi, boh, basta, non si parla più sì, esatto. di musica. C'è qualche esempio di qualcuno che si salva? Cioè Sinéad O'Connor si salva. Sì, radicali proprio, ma anche meno, nel senso, volenti o nolenti, lo hanno fatto, cioè smettere, poi però hanno ripreso, poi Deep Purple, no?
sì, ma anche di Purple però. Hanno smesso Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark... Rocky Mountain, parliamo di Rocky Mountain. Il podcast che è uscito questa mattina. Lo dici te? Eh? No, lo dici te, lo dico io. Di Rocky Mountain. Rocky Mountain. Rocky Mountain. Rocky Mountain. Rocky Mountain, come dicono quelli come bravi. Dicono quelli bravi. I francesi. E no, Rocky Mountain, ragazzi, è un brand che è un brand della Madonna, cioè non ti devi stare lì a troppo punto. A girarci intorno, cioè. Già il nome ti fa capire tutto, no? Ti fa capire, è bravo, è proprio quello il fatto. È proprio lì, è proprio è lì. Proprio lì. Proprio lì perché... Allora, il podcast inizia con parlando di te in Africa, in Kenya. Che uno dice cosa c'entra, che c'entra che... Le montagne dovete Braccio. Sapere che il fondatore tale Grayson Bane di Rocky Mountain adesso coltiva il tè in Kenya. Mi ritiro in Kenya e faccio il tè. Diciamo che ma tè è proprio tè o tè nero? È il cosiddetto social business, no? Quando tu fai del bene a 360 gradi, aiuti una popolazione in difficoltà, ma al tempo okay. stesso ammetti che comunque sia lo fai per business, perché è la sua passione principale. E il tè? È fare business. Ah. Il tè sarà già, buono sicuramente. Si chiama Just Tea e vabbè, non stiamo qui a fare pubblicità di Just Tea, anche perché non penso che ne abbia bisogno non, e poi non l'ho mai assaggiato. Vabbè, ma poi lo sentono nel podcast, no? Tutte queste cose qui non lo raccontiamo adesso. Spoiler eccetera, eccetera, vado a quell'altro. Il concetto okay. è sigla. Il concetto è la foglia d'acero, cioè Rocky Mountain Canada. Secondo me, secondo il nostro punto di vista, è proprio la mountain bike per eccellenza. La cioè, mountain bike. Già solo il nome, sì. come diceva lui, vi fa pensare a quello, insomma. Cioè, ogni volta che si guida una Rocky, comunque, l'avevo detto su qualche video, è come ritornare a casa. Bici spaziali, proprio spaziali. Poi le bike 2022, il motore, la ciclistica, tanta roba. Per me... una delle bici più belle che esiste. Assolutamente. Anche la muscolare, l'altitude è spettacolare proprio. È riuscito a raggiungere uno status. Sigla! Però sentite il podcast, diteci quello che vi sembra, quello che vi è arrivato e almeno sappiamo anche se vi piace o no. Esatto, il podcast lo trovate o su Spotify, basta scrivere e-bike for enduro e vi esce il nostro, c'è solo il nostro, oppure sul nostro sito molto più semplicemente. Si va lì, si ascolta tranquillamente. La home page del sito e i blog che trovate sono i podcast. Vai ragazzi! Sigla! Sigla! Ragazzi, stavo...